Che cosa orribile vedere i miei occhi! Vergogna, scomparite subito da faccia di terra! Svegliare, alzarsi subito, perché qualcuno potrebbe vedere! Svegliati, per favore! Che cosa succede? Ma no, Greta, voglio vedere se Nicola... No, qui lui non è esercito, per cui anche non c'è da fare! Cosa succede? Per favore, voglio... Ciao! Buongiorno! Ah, che bassezza che hai fatto, Florencia. E lasciami spiegare. Cosa c'è da spiegare? Che vi siete baciati per dimenticare? No, stavamo ballando. Ah, questo sarebbe ballare. No, lasciami parlare. Sentiamo, dimmi. Eravamo... Questa foto è truccata perché è un po' strana. Non è stato così Flora, il bacio. La foto è perfetta, è chiarissima. Non essere ipocrita e dimmi che ti sei baciata con Federico. Sofia, che cosa ti prende? Lo sai quello che provo per lui? No, lo sai. Non lo so, Florencia, per favore. Stai rovinando la vita a mia sorella. Lei era fidanzata con Federico, ma tu ti sei messa in mezzo e lui l'ha lasciata per te, o non è così? Sono venuti bene, no? Ah, sì, sono bellissimi. Guarda, lui, il signor Federico, sembra veramente un principe. Guarda l'abito che ha. Sì, sì, è molto raffinato, molto sta davvero raffinato. Bene. Sembra una favola. Senti? Senti cosa c'è scritto qui? L'incredibile romantica storia della bambinaia che si è innamorata dell'imprenditore più ambito. Ma che dice? Non sa niente. Sofia, hai Ciao, visto la foto va, di Federico Sofia? E di Flor? Ah, che bello che ora sia alla luce del sole. Bello per chi? Per Delfino o per te? No, voglio dire, io pensavo che tu saresti stata contenta non di questo. Non sono contenta, il tradimento ti rallegra, a me no. Parlando di tradimento, c'è Bata perché rivoglio le mie cose e non voglio vederlo. No. Sofia, io... Sei un traditore, che ci fa questa ragazza qui? No, non è come pensi, Giotto, io... è venuto perché... Tu chiudi il No, buona, ferma, ferma, lasciami sperare! Così l'ammazzi! Lasciala stare! No! Amelie, ti chiedo scusa, ma cerca di capire, questa è una cosa che riguarda mio fratello Franco e Greta. Per favore, scusatemi. No, tu non c'è. No, scusami tu, a nome di tutta la famiglia. Federica, io... Aspetta, Greta. Potere spiegare! Lascia fare a me, è una questione che riguarda me, grazie. Non è una questione che riguarda te. È per me. No, riguarda tutti. E voi due ascoltatemi bene. A te ti dico una cosa. Che non succeda più qualcosa in questa casa, soprattutto che non lo venga a sapere dopo. È chiaro? Ja, Federica. Ci manca solo che tu le metta un cartello con su scritto spiona, povera Greta. Grazie, Greta. Con permessa. Sì. Per quanto riguarda Aspetta, me. Per quanto riguarda me cosa? Che mi vuoi dire ora? Mi vuoi dire la stessa cosa che hai detto a Nicolas, che non ha trascorso la notte qui e non sai neanche dove sia finito? Calma, se tu stai insinuando che io ho cacciato Nicolas, ti sbagli di grosso, è lui che se n'è andato. No, lui se n'è andato perché stufo di sentirti. Chi ti credi di essere? Facci vivere in pace, per Come favore. Come chi credo di essere? Sono il fratello maggiore, sono il responsabile di questa famiglia. No, se così dovresti fare in modo che fossimo felici in fondo. O perché tu non sei felice neanche noi possiamo essere. Franco, non ribaltare le cose, non stiamo parlando di me, stiamo parlando di te. È che sei tu il problema, ma non te ne rendi mi conto. Mi stai prendendo in giro, lo sai qual è il sì, problema. Tu. E tu stavi a letto con tua zia, con i tuoi fratelli vicini. Smettila con la storia della zia, per favore. E poi in amore l'età non conta, non lo sai questo? Basta, non nasconderti dietro questi luoghi comuni. Sai cosa esiste? La decenza! Ci sono i tuoi fratelli di là! Ma stai dando dell'indecente a me o a Amelie? No. Tu pensi che Amelie dobbiamo sia indecente? Ma che dici? Le cose. Non Federico, sto dicendo scusa, che tu sia indecente. Devo parlare urgentemente con te. Non posso. Sì, ora ti parla, ora parli con lui, perché io non voglio più parlare con questo troglodita. Pettinati, se devi uscire... Mi faranno impazzire, completamente, completamente. No, credo proprio che impazzirai tu da solo. Non c'entrano i ragazzi, guarda qui. Questi avvoltoi. Per favore, smetti le ragazze, questa me la paghi in tu, vuoi davvero farmela pagare? La mia gemella e io bastiamo e avanziamo per distruggerti, Zorria! Questa è la gemella, Batin. L'hai portata già una volta e ora ancora! Calmati un po'. Non mi voglio calmare, non ci posso credere. Vado via da casa una notte e ti faccio su questa vacanza. Non ha fatto niente, è venuta a salutarmi e io le ho detto che io sto con te, che io sono fidanzato con te, amore mio. Tu eri fidanzato con me, Bata. Perché se hai questi gusti è un tuo problema e non voglio starti gusti. Accanto. No, non ce l'aveva. Dico quello calma, che voglio. Cerca di stare calma. Per favore. È molto meglio se ora ci lasci da soli. Te lo chiedo per favore. Tu! Smettila, non buttare altra benzina. Amore mio, non è successo niente con la gitana. Te lo chiedo per favore, non è successo niente. Ti credo, comunque che sia successo o meno, io non voglio più stare con te. Finisce qui. Con permesso, vado a prendere le mie cose. Amore mio, avanti, dai, dammi un'altra possibilità. Sto dicendo sul serio. Non venire a cercarmi perché sto dicendo sul serio, è finita. Sì, Luciana, amore mio. Dai, stai tranquilla, non ti preoccupare per i soldi, mi occupo io di tutto, sì? Va bene, no, anche i vestiti te li mando con un radiotaxi. Restiamo così, Luciana? Un bacio enorme, ciao ciao.
Sophie! Delfina! Sì, come stai? Senti, ho già fatto i biglietti del pullman, sai, perché non ho molti soldi e non voglio essere in debito con Federico. No, 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 va benissimo. Dove andiamo? In Brasile. Non eravamo d'accordo così? Sì, sì, è che sono un po' nervosa. Senti, vengo a casa e ne parliamo meglio. No, 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 non venire a casa perché mamma sospetta qualcosa e se ci vede insieme non ti lascerà uscire. Allora ci vediamo alla stazione. Va bene, hai già parlato con Federico? In questo preciso istante sto entrando nello studio. Dopo ti raggiungo subito. Ah, Sofia... Ti voglio bene. Anch'io ti voglio tanto bene. E se questa brutta storia ci servirà per avvicinarci, sia la benvenuta, no? Ma certo, così si parla, sorella. Ti voglio bene, un bacio. Piccola Delfina, amore mio, non mi hai più raccontato, sono curiosa. Come hai fatto a fare in modo che quella stupida di tua sorella non parlasse? No, nessuna stupida. Come dici? Niente, ho parlato con Sofia, da sorella a sorella, da donna a donna, e ti sorprenderai, ma capito. Questo vuol dire che la cicciona non aprirà il becco? Mm. Si tapperà la bocca e non dirà a nessuno tutto quello che sa? Grande Delfina, come sempre, vita mia. Sì, lo so, lo so, lo so. Bene, approfitto un po' per dare un'occhiata al giornale. No, aspetta! Non cosa? Ci sono delle foto molto belle di Napoleone e i ragazzi ne hanno bisogno. Bene, togli le foto di Napoleone e dammi il giornale, dammi il giornale! Per un po' di pezzi di carta che dicono sempre le stesse stupidaggini. Hai ragione, tenetevi il giornale, vado dal dottor Chihuahua. Perfetto, che faccia qualcosa per il suo bene. Vado a ritemprare lo spirito. Delfina Santigiani. E poi? Il fidanzato l'ha lasciata per la bambinaia. Per favore, non stupidaggini. Guardi questa foto. Una piccola pausa con i telefilm di Boeing. Abbiamo pensato di farla stare zitta. Sembra un cadavere con la faccia da barboncino. Ma se sembri un fiocco di neve che si scioglie. Addio. Ma scusami, sai perché fa così? Perché guardi così? Ma che credi di cavalieri, a quanto credere, io credo quanto mi pare. Ma ci sarebbe mancata. Mi sembrava la tua voce. Non sei molto, ti voglio bene. È in arrivo su Boeing la seconda stagione, Roar 2. Più divertente, romantica e speciale che mai. Roar 2, dal lunedì 26 aprile alle 15 su Boeing. Ricominciano i telefilm di Boeing. Florenzi, accendi la bomba. È vero che lei è mezza sorella di Delfina. Polizia, andate via. È te che dovrebbero arrestare, non ti vergogni, eh? La mia povera piccola sta morendo come uno scarafaggio e voi due ballate sopra la sua tomba. Delfina non è morta e neanche morirà, non parli così. Basta. Delfina, ti giuro che quella foto è truccata e falsa. Non ci siamo dati quel bacio. Delfina, per favore, lascia che ti spieghi. Andiamo, no, ti prego. No, non spiegarmi niente, Federico. Ti ho perdonato molte cose, ma questo non te lo perdonerò mai. Delfina, ascolta. Questo ha avvicinato la morte della mia povera piccola. Non avete vergogna. Piccola, Delfina! Nicolas, are you crazy? Come puoi chiedermi di fare una cosa simile? We are friends. Solo yes, amici. Gli yes, amici si aiutano we are tra friends, di loro. Ma tu lo sai che io provo qualcosa per te, che tra di noi... Valentina, veramente di questo ne abbiamo già parlato centinaia di volte. Come coppia saremmo un disastro, non funzionerebbe, non riesci a rendere conto. Ma sotto mi piace un sacco e poi mi fa molto male il fatto che tu mi voglia usare per fare ingelosire quella morona alla tua hot sì, teacher. Va bene, eccola, un bacino, te lo chiedo per favore, un bacino. Ascolta, soltanto un bacino, se ti bacio... Prego. È solo perché tu veda cosa stai perdendo, hai capito? Bacino.